4 maggio. Non tutti sanno che oggi è l'anniversario della sciagura di Superga. Era il 4 maggio 1949, quando al rientro dalla trasferta europea, il grande Torino, il Torino di Valentino Mazzola, la squadra che aveva fatto emozionare non solo la Torino calcistica, ma l'Italia intera, cadde in uno sciagurato incidente aereo sulla collina torinese di Superga. Quel giorno terminò una storia, ma non la leggenda. Quella leggenda che trova posto anche nella nostra città, qui ad Acerra. Era il 1947, dicembre 1947. Il Torino, il grande Torino, partecipò ad una partita amichevole con la nostra squadra locale, grazie ai dirigenti locali. Da quel giorno, il simbolo del toro, i colori granata e la città di Acerra sono diventate una sola cosa. Da quel giorno la polisportiva acerrana ha come toro il proprio simbolo, la propria effigie calcistica. In ricordo di quella giornata, di quella squadra, di quella partita amichevole, del legame che lega la città di Torino, il Torino Calcio, alla città di Acerra, ci fu una targa che al momento è nell'ex stadio comunale, lì abbandonata, una targa che va trovato, per la quale va trovato posto nella nostra città. È l'invito alla nostra amministrazione comunale affinché questa storia, l'identità della squadra di calcio della nostra città, ma l'identità stessa della nostra città, del nostro popolo, trovi un luogo, una piazza nella quale si possa ricordare, si possono ricordare le gesta del campione del Torino, i colori granata della squadra di calcio della nostra città. Non c'è futuro senza identità, non c'è memoria senza ricordo. E allora il mio invito è ancora una volta all'amministrazione comunale per l'ennesimo anno affinché si trovi un posto per dare lustro a questa targa, alla storia calcistica di questa città, perché la storia, la leggenda del Torino Calcio è anche parte della storia della nostra Acerra.